nell'archivio episcopale di Capodistria si trovano più di 200 brani manoscritti, tanti ancora dal 600, alcuni dal primo 700, e anche 16 stampe del 600. E questa raccolta è stata... Ora, i manoscritti sono di Antonio Tarsia, che ha anche composto musica per il Duomo di Capodistria come organista, ma ha eseguito brani di Giovanni Battista Bassani, Francesco Antonio Bonporti, Bonifazio Graziani, altri compositori conosciuti italiani. E la cosa interessante è che questi manoscritti, allora i brani sono copiati dalle stampe, ma sono, per esempio, sono trasportati in un'altra, trasposti in un'altra tonalità, alcuni pezzi sono più corti, Tarsia ha aggiunto una parte di violino a un brano di Rigatti, che era abbastanza conosciuto a Capodistria. Si vede come era la prassi esecutiva a Capodistria anche a quell'epoca. E questi brani lei li ha scelti e li ha dati a degli esecutori. Gli esecutori di questa sera sono? Gli esecutori sono la soprano canadese Stephanie Chu, due violini dall'Ungheria Lena Ruiz, un italiano Lorenzo Rosato da Treviso, e poi c'è il basso continuo, Tomasz Seusek suona l'organo e io suono il violoncello.